Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Edoardo Tavassi ha risposto alle curiosità dei suoi follower dopo l'esperienza positiva all'Isola dei Famosi 2022 che lo ha visto tra i protagonisti. Senza dubbio Edoardo Tavassi è stato uno dei maggiori protagonisti dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show di Canale 5 ha aiutato il 40enne romano a diventare un personaggio noto, non più soltanto il fratello di Gwendalina Tavassi. Infatti Edoardo Tavassi, secondo i pronostici iniziali, era considerato uno dei possibili vincitori dell'isola. Soltanto un guaio serio al ginocchio gli ha impedito di partecipare alla puntata finale e dunque sperare nella vittoria del reality contro il suo amico Nicolà Vaporidis. Una volta rientrato a Roma, il Tavassi ha risposto alle domande dei suoi follower, letteralmente triplicati dopo l'esperienza televisiva che ha svelato un ragazzo ironico e sorridente ma dal carattere spesso audace e scontroso. Edoardo Tavassi, la verità sul suo lavoro e sui chili persi in Honduras. Una domanda ha fatto particolarmente sorridere Edoardo Tavassi. Uno dei suoi follower gli ha chiesto, con tanto di sorrisino, se avesse ripreso a lavorare. L'ex naufrago, forse indispettito dall'ironia della domanda, ha voluto spiegare cosa fa nella vita. Tavassi ha spiegato di essere un video creator, ovvero si occupa di ripresa e montaggi video in particolare per alcuni chirurghi plastici. In pratica il fratello di Gwendalina compie riprese in diretta durante ed a margine degli interventi e li adatta per sponsorizzare il lavoro nella chirurgia estetica. Anche sulla sua pagina Facebook il Tavassi si presenta come creator di video. Anche se non è escluso che in tanti avranno pensato che non avesse un lavoro vero e proprio, bensì che vivesse sulle spalle della più nota sorella Gwendalina o di gettoni di presenza nei vari talk show in cui è invitato. Invece Edoardo ha svelato di avere un impiego da libero professionista anche ben specifico. Edoardo Tavassi nella chiacchierata con i suoi fan ha anche voluto precisare di aver perso molti chili in maniera del tutto naturale, c'è ancora qualcuno che dopo anni pensa ancora che la produzione dà da mangiare ai naufraghi a telecamere spente. I chili li si perdono davvero e perché cibo non ce n'è. Non è che tra i cespugli ci sono medici o chirurghi che ti fanno la liposuzione in diretta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.